Siamo nella cornice dei lussuriosi, alla fine del viaggio purgatoriale. I tre pellegrini si ritrovano davanti a un ostacolo davvero difficile da superare, un muro di fuoco. Da dove nasce questa immagine? Qual è la fonte da cui Dante trae ispirazione? Secondo alcuni studiosi, la risposta non è univoca. Alla base del muro di fuoco vi sarebbe un angelo con la spada che nelle tradizioni antiche difendeva il confine con il paradiso terrestre. Questa interpretazione, questa spiegazione però ha un problema, ossia c'è un muro, non un angelo, e se anche un angelo c'è al di là del muro, egli non sbarra la strada ai pellegrini, ma semmai incita la loro venuta nel paradiso terrestre. Secondo altri, il muro di fuoco altro non rappresenterebbe che una sorta di attraversamento per purificazione. E quindi Dante vorrebbe rimandare alla tradizione che spiega il battesimo d'Ambrogio come un atto purificativo per cui l'acqua altro non rappresenterebbe che il fuoco dello spirito. In realtà il Dante narratore offre una spiegazione alla base di questa immagine, e paragona il suo muro a un muro ovidiano, cioè alla storia di Tisbe e Piramo narrata nelle Metamorfosi, storia di un amore tragico diviso da un muro che finisce, come quella di Giulietta e Romeo, che probabilmente nasce proprio da Ovidio, con la morte dei due amanti. Ma c'è un problema in realtà, a mio avviso, rispetto a quale sia la spiegazione più opportuna. Evidentemente tutte concorrono nella creazione dell'immagine. Si mette un po' da parte la genialità di Dante. E in effetti un autore come Dante è davvero geniale. Tanto che negli ultimi anni, ancora una volta, ritorna quell'idea di un Dante così geniale da essere attuale, quasi nostro contemporaneo, mi verrebbe da dire. Ma in cosa Dante è davvero contemporaneo? Nell'immagine del muro di fuoco? No. Chiaramente no, non è un'immagine che appartiene al nostro mondo. Ma semmai lo è nello scavo di quei sentimenti che il muro di fuoco genera. Lo è nel rapporto tra lui, Dante, personaggio, e Virgilio. Perché Virgilio, quel muro di fuoco, non è detto che possa attraversarlo. Perché se noi pensiamo al muro di fuoco come un atto di purificazione, quell'atto di purificazione riguarderà Dante e Stazio, ma Virgilio no. Virgilio è un peccatore che ha solo intuito forse la possibilità che arriverà a Cristo mentre era in vita. Ma non può purificarsi, non può arrivare al paradiso. Noi non sappiamo quando terminerà il viaggio di Virgilio. Sappiamo che arriverà fino alla fine del purgatorio. Poi scopriremo che in realtà assoporerà anche il paradiso terrestre. Il resto gli è negato. Ma il lettore della commedia, davanti a quel muro, può avere anche la paura che il viaggio di Virgilio sia al termine, perché la prova è davvero forte, davvero difficile. Ma come si comporta il personaggio di Virgilio? Come lo descrive Dante? Come lo sente il Dante personaggio? Lo vede come un padre, fin dalla prima battuta, quando Dante personaggio, spaventato dal muro, guarda Virgilio e Virgilio gli si rivolge come un figlio. Or vedi, figlio, tra Beatrice e te e questo muro. Dopo segue la spiegazione che ho già detto, cioè quella dell'analogia con la storia ovidiana. Ma il Dante personaggio è spaventato e Virgilio come cosa fa? Come un padre affettuoso lo rassicura. Scritto nella commedia, ond'ei crollò la fronte e disse: come, volensi star di qua? Indi sorrise come al fanciul si fa che è vinto al pome. Continua l'immagine metaforica. Prima Virgilio aveva detto figlio, ora è il narratore a dire fanciullo di se stesso. Attraversano un muro. La prova è estenuante. Dante dice quasi che per rinfrescarsi si sarebbe gettato dentro un vetro bollente per quanto faceva caldo, per quanto gli bruciava il corpo.
Ma ecco di nuovo la continuazione dell'immagine metaforica. Ecco che parla dell'atteggiamento di Virgilio. Lo dolce padre mio lo definisce. Per confrontarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo, gli occhi suoi già a veder parmi. In questa allusività dantesca, in questa idea di rassicurare un figlio, di vedere una meta che ancora non c'è, Beatrice non arriverà subito, ci vorrà un po'. Come quando noi tornavamo a casa, no? Dal ritorno di un viaggio, i nostri genitori ci rassicuravano e dicevano, ecco, guarda, siamo quasi arrivati. Allo stesso modo, Virgilio rassicura su una meta che non vede, ma che sente e che giura di vedere. Giura di vedere, gli sembra di vederla, per assicurare il suo figlio. Ecco. In questa capacità di descrivere i rapporti tra un padre e un figlio, a mio avviso, è la grande modernità di Dante. Grazie.